Il nuovo diritto, io ho citato in questa introduzione, ma chi legge il saggio di Avanti il Barbero ne avrà notizia, per la verità è più dettagliato nel descriverlo, è Fappani, in un vecchio libro su Miglioli e il movimento cattolico. Nel novembre 1920 c'è un passaggio decisivo su cui intendo chiudere, perché Miglioli non è soltanto il proclamatore del nuovo diritto, è uno che lo vuole vedere come dire, realmente come dire, nella trattativa. Racconto talvolta, scusate se vi faccio perdere un minuto, quando ero segretario generale della CISL Università, venne da me un collega chiedendomi di leggere la busta paga, perché io la sapevo leggere la busta paga, erano più complicate le buste paghe negli anni 90, io non so se qualcuno diciamo se le ricorda. E io gli dissi, ma scusa, io mi pare di ricordare che tu fossi iscritto alla CGL. Dice, no, ma che dirigente della CGL non la sanno leggere la busta paga. Scusa, e che fanno di sindacato? No, noi facciamo i manifesti, facciamo le... Facevano le grandi strategie. E quindi, come dire, questo connotava un fatto che cioè nella CISL, se volevi fare dirigente sindacale, dovevi sapere bene cos'era un contratto, non solo dal punto di vista astratto, dovevi saperlo fare. L'assistenza ai lavoratori che vengono a chiederti come debbono fare in questo caso non è una brutta parola, ma sono anni in cui l'assistenza sembra diventata una brutta parola. Il sindacato fa anche assistenza, non vada solo alla classe lavoratrice, vada ai singoli lavoratori. Guardate, questo è un mandato che viene anche dalla tradizione che la CIL, la prima, incarna. Nel novembre 1920 c'è questa vertenza qui particolari non posso entrare, ma insomma sostanzialmente i miglioriti cominciano a lavorare nella cascina, nelle cascine che avevano preso, e è una lunga vicenda di trattative, e i padroni che fanno? Diffidano coloro che avrebbero dovuto comprare, quindi consentire la continuazione di questo esperimento produttivo, continuano, minacciano sostanzialmente coloro che gli acquirenti di non acquistare perché sono frutto di un furto, perché vi siete impadroniti della cascina e quindi non è vostro, è il frutto che è venuto. Interviene un intelligente sottosegretario che invece dice: no, per la verità non sono frutto di un furto, sono del tutto legittimi, perché sono nel quadro di una strategia che non è quella della mera contrapposizione, e questa è la differenza anche col sindacato socialista, cioè il tema del conflitto finalizzato alla sostituzione, che era la vecchia teoria marxista e leninista del rovesciamento della macchina dello Stato e quindi della macchina produttiva ad essa inerente. Questo sottosegretario dello Stato dice: no, il frutto è legittimo perché questo è un nuovo diritto. Quindi il tema del nuovo diritto si incarna precisamente in questa vicenda del novembre 1920, che non c'è tempo di raccontare nei dettagli, però io l'ho scritto, l'ho messo per iscritto, quindi chi ne ha voglia poi se la può anche leggere volendo. Per cui io adesso, siccome sono stato messo qui a fare anche questo mestiere che non mi è consueto, insomma, quello di chiedere ai nostri interlocutori, che sono degli espertissimi, quindi io sono onorato di essere il loro introduttore, di diciamo, intervenire su alcuni nodi che servono anche a me, diciamo, a capire meglio. Per esempio, nella mia introduzione, come dire, liquido un po' troppo frettolosamente l'area socialista, cioè questa dipendenza, ho detto, del sindacato dal partito, questo spontaneismo che poi, diciamo la verità, il movimento socialista fa fatica a guidare e a orientare, ne nascerà anche, per dire, un dibattito interno al mondo socialista che porterà poi alla scissione di Livorno nel 1921. Allora mi permetto di chiedere al professor Baldoni, che insegna appunto storia contemporanea a Milano, di al professor Loreto, volevo dire, che insegna all'Università di Torino, vorrei pregarlo appunto di fare una, come dire, sintesi, una illustrazione della condizione nel Biennio Rosso, che dobbiamo capire il quadro del Biennio Rosso, della
come dire, posizione assunta dal sindacalismo socialista in questa fase. Buonasera a tutti e grazie per l'invito a questa iniziativa così bella e così interessante. E in effetti sì, arrivo subito ovviamente al discorso che riguarda più da vicino il mondo socialista, che poi è quello che gli organizzatori di questa iniziativa mi hanno chiesto di portare qui da voi. Però ci sono stati appunto alcuni interventi introduttivi che mi hanno, come dire, suggerito anche altre riflessioni, e quindi mi permetterete nell'ambito del mio intervento di fare almeno una premessa, forse un paio di premesse. La prima premessa riguarda proprio il biennio rosso, che in realtà non è che fu proprio un biennio, abbiamo sentito prima la ricostruzione storica, in realtà la fase alta del conflitto sociale fu iniziata nell'estate del 1919 con i moti per il caro viveri, si chiuse nel settembre del 1920 con l'occupazione delle fabbriche, quindi è poco più di un anno. Però il problema del biennio rosso, che è una categoria storiografica, un'interpretazione storiografica, non è tanto la parola biennio, ma è appunto la parola rosso, e questo ci porta pure a ragionare del mondo socialista. E quindi credo che sia utile in un dibattito come questo, in cui parliamo del ruolo del sindacalismo bianco nel biennio rosso, di fare una brevissima, forse anche abbastanza nota, storia non del biennio rosso, ma della categoria del biennio rosso. Il biennio rosso, forse non tutti sanno, è una categoria che viene inventata negli anni 20, durante il fascismo, e negli ambienti fascisti e negli ambienti della borghesia, diciamo così, più retriva e più reazionaria, che si parla del biennio rosso. Perché? Perché questi qua si inventano, diciamo, parlano di un biennio, il 1919-20, che essendo stato rosso, cioè essendo c'è stato il pericolo rosso, il pericolo del bolscevismo, il pericolo della rivoluzione socialista e comunista, ecco che questo veniva a spiegare e in parte a giustificare il biennio successivo, cioè il biennio nero 1921-22, che aveva salvato l'Italia e aveva salvato il paese dal pericolo rosso, dal pericolo bolscevico. E in questo senso questa è una lettura politica del biennio rosso, che nasce durante il fascismo negli anni 20, ed è evidente un richiamo molto forte a quella storiografia che noi chiamiamo revisionista, in cui si tende a leggere non tanto il fenomeno fascista italiano quanto il fenomeno ben più grave e pesante del nazismo tedesco. Penso alle opere di Ernst Nolte, uno dei capofila della storiografia revisionista, che tende a leggere la nascita del nazismo in Germania nel 1933 non come un effetto della crisi del 29 del capitalismo, della grande tragedia, della grande guerra, ma come una risposta, una reazione immediata alla rivoluzione d'ottobre in Russia del 1917. Quindi è una lettura molto politica, molto ideologica, che nasce, detto brutalmente, scrematicamente, a destra. Dopodiché questa espressione biennio rosso va in letargo, non se ne parla più per tantissimi anni, e questa espressione torna in auge negli anni 70. In un contesto politico completamente diverso, in cui si capovolge totalmente l'interpretazione del biennio rosso. Esempio storiografico per eccellenza è il famoso libro di Giuseppe Maione, che si intitola proprio Il biennio rosso, che lo pubblica il Mulino nel 1975, e che però è un esempio vistosissimo, chiarissimo, esemplare appunto di una storiografia molto militante, molto radicale, rivoluzionaria, anche molto ideologica, quel libro di Maione, che tende a dare questa lettura del biennio rosso come un biennio in cui l'occasione rivoluzionaria, la rivoluzione era lì a portata di mano, era proprio a un passo, e poi per una serie di ragioni che erano economiche, che erano anche politiche, ma soprattutto c'era il discorso dell'incapacità o della eccessiva cautela dei gruppi dirigenti del socialismo, in questo caso riformista, aveva impedito questo sbocco rivoluzionario e questo slancio rivoluzionario. Ora finalmente, arrivo subito al punto per non farla troppo lunga, la storiografia, gli storici, sono da 20, 30, 40 anni, almeno dagli anni 80, hanno raggiunto un punto di approdo rispetto a questa lettura del biennio rosso, che per fortuna non è più una lettura così politicizzata e così ideologica. E faccio anche qui due esempi rapidissimi, forse il primo. Io nel 2004 lavoravo alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, della CGL. Organizzammo un convegno sui due bienni rossi del Novecento. Il primo biennio,
1959, e poi c'era questo secondo biennio rosso 68-69, secondo una famosa lettura che detta in un libro intervista a Bruno Trentino sul 68-69 come secondo biennio rosso, e affidammo la relazione introduttiva 2004, quindi 15 anni fa, a Paul Ginsborg, storico molto, molto importante. Ginsborg ci venne a raccontare questa relazione introduttiva che il biennio rosso era sì stato un biennio rosso, ma era stato più che altro un caleidoscopio di colori, non c'era soltanto il rosso, perché c'era il bianco dei cattolici che erano stati protagonisti, c'era il verde dei repubblicani, c'era il rosso nero degli anarchici, c'era anche il nero dei fascisti. Questo per il primo biennio rosso. Nel secondo biennio rosso 68-69 c'era il rosa e il viola delle tre femministe, il verde del primo ambientalismo. Quindi sono bienni rossi molto colorati, e questa lettura che Ginsborg offre 15 anni fa, nel 2004, è stata poi ripresa nella storiografia degli ultimi anni, e l'esempio più bello dal mio punto di vista è il libro di Maurizio Ridolfi sulla politica, sui colori della politica, che ricostruisce la storia della politica italiana attraverso i colori, in cui la lettura e l'interpretazione storiografica è la stessa. Il biennio rosso, ma c'era il bianco, c'era il verde, c'era il verde. Quindi io su questa posizione storiografica ormai rassicuro che gli storici hanno raggiunto una posizione abbastanza unitaria al di là delle interpretazioni, al di là delle tendenze. Il biennio rosso fu rosso e ebbe tanti altri colori, io condivido questa lettura, e però continuiamo a chiamarlo biennio rosso, e qui arriva il nodo, alla conclusione di questa prima premessa, forse già ho parlato troppo, già sono andato troppo lungo. E cioè che il rosso non è soltanto il colore dei socialisti o dei comunisti o dei rivoluzionari o in parte degli anarchici. Il rosso sta a indicare soprattutto il colore del conflitto sociale, del radicale conflitto sociale che si registra tanto nel primo biennio rosso e poi vabbè anche nel secondo biennio rosso, ma questa è un'altra storia. E questo riporta una storia più dal basso, più una storia sociale che politica, a sottolineare con forza, ecco perché manteniamo l'espressione biennio rosso, non perché vogliamo dire che i rossi erano più importanti del bianco, del verde, del giallo, del nero, ma perché il rosso, essendo il colore del conflitto sociale, della lotta radicale dei lavoratori, da questo punto di vista è innegabile che sia stato il protagonista assoluto di quel biennio rosso. Quindi il biennio fu rosso, non soltanto rosso, e poi, e qui arrivo al secondo punto, poi cedo subito la parola, però comincio a entrare nel merito della questione socialista. Il rosso non è soltanto un colore, esistono tante sfumature di rosso. Io mi trovo un po' in difficoltà a parlare del mondo socialista, dell'universo socialista, ormai un'altra tendenza della storiografia abbastanza consolidata negli ultimi 15, 20, 25 anni. Qui abbiamo il professor Musso, che è uno dei caposcuola di questa nuova storiografia più recente sulla storia del lavoro, sulla storia del movimento operaio, e devo parlare più dell'operaio, della classe operaia, ma di parlare dei mondi operai, di fare una declinazione al plurale quando si affrontano questi temi, che sono temi molto complessi e molto articolati. Quindi è molto difficile trattare il tema del socialismo o del movimento socialista, sarebbe preferibile un approccio di tipo plurale, e quindi parlare dei tanti socialismi che si vedono e si vivono durante il biennio rosso 1919-1920. Partiamo dal partito che è stato chiamato in causa, cerco di farla veramente rapida e chiudere in qualche minuto. Il Partito Socialista nel 1919-20 è diviso in tre correnti. Non c'è questa lettura anche molto, molto schematica, riformisti rivoluzionari, che ci trasciniamo alla età giulittiana, che ancora oggi, se vogliamo, scimmiottiamo con una sinistra moderata e una sinistra radicale. Riformisti e rivoluzionari è una contrapposizione che non regge durante il biennio rosso, perché i rivoluzionari sono quelli che controllano il Partito Socialista, e lo controllano da anni, perché hanno vinto il congresso di Reggio Emilia del Partito Socialista del 1912, quindi già prima della guerra, e questi socialisti rivoluzionari che guidano il partito sono i cosiddetti massimalisti. Hanno due minoranze, che è una minoranza riformista, che è quella di Turati. Ora, Turati è la minoranza del Partito Socialista, la cui direzione è massimalista, ma nel gruppo parlamentare, che conta tantissimo, i riformisti sono maggioranza. Anche questa è una cosa interessante, si va a votare, che già c'è il suffragio universale, che è in vigore dal 1912, e gli elettori socialisti votano candidati onorevoli deputati che sono riformisti, non sono rivoluzionari. Quindi il peso del gruppo parlamentare socialista moderato e riformista è molto molto forte all'interno del Partito Socialista. E poi dopo la guerra compare un'altra minoranza, questa volta a sinistra, che è quella che si rifà all'esperienza sovietica il 17 all'ottobre, e quindi la minoranza comunista che dà la piega al Partito Comunista alla scissione di voto del 21.
da sottolineare tra parentesi, è quando i comunisti lasciano il Partito Socialista, non lasciano un Partito Socialista moderato e riformista, ma lasciano un Partito Socialista massimalista e rivoluzionario, e già questa è un'articolazione importante. Però qual è l'articolazione più importante alla quale vorrei arrivare, perché forse la cosa a cui tengo di più è anche quella che conosco meglio perché riguarda il sindacato e quindi l'ho studiato nelle mie ricerche. C'è un altro riformismo che entra in campo in questa, non è soltanto il Partito Socialista e la minoranza riformista di Turati, c'è il problema della CGIL. La CGIL, quando la si studia, è una cosa molto complicata e provo a dirlo veramente in una battuta. La CGIL nasce nel 1906 e la direzione è riformista, anzi è ultrariformista. I dirigenti della CGIL sono molto moderati, molto pragmatici, molto riformisti. Nel 1907, quindi un anno dopo la nascita della CGIL, c'è un congresso internazionale dell'Internazionale Socialista che si fa a Stoccarda, famosissimo, che impone ai partiti socialisti nazionali di entrare in relazione con i sindacati. Quindi il legame CGIL-Partito Socialista è innegabile. A Firenze, 1907, la CGIL stringe un accordo con il Partito Socialista, ma quel Partito Socialista ha una maggioranza particolare che si chiama Rifo Integralista, cioè un'alleanza tra riformisti e integralisti, che qui, anche qui a Torino tra l'altro ha un grandissimo personaggio che è Odino Morgari come suo esponente principale. Passa un anno, scusate se la faccio lunga, ma questa è una cosa a cui tengo veramente molto. L'anno dopo, 1908, c'è il congresso del PSI e i riformisti, cioè Turati, riprende il controllo del partito. A quel punto i riformisti hanno il controllo del Partito Socialista, la CGL, i riformisti hanno il controllo della CGL, dovrebbe essere un matrimonio in cui si va d'amore e d'accordo in maniera splendida. Sono tutti e due riformisti. Ed è quello il momento, 1910, in cui il gruppo dirigente riformista della CGL lancia l'ipotesi di un partito del lavoro. Cioè dice che il Partito Socialista è inadeguato, non riesce a fare le cose, non riesce a portare alle conquiste legislative e quant'altro, per cui è la CGL che lancia l'ipotesi di farsi un partito da sé, un partito del lavoro, che poi non riuscirà a realizzare per altre vicende. Quando il Partito Socialista va in mano ai nazionalisti, va in mano ai socialisti rivoluzionari, accade nel 1912 a Reggio Emilia, nel 18 la CGL rinnoverà l'accordo con i socialisti, ma non sono né i riformisti di Turati né i integralisti del 6, sono massimalisti, i rivoluzionari socialisti. Quindi vedete che il rapporto, pur essendo un rapporto innegabile, molto stretto tra la CGL e il Partito Socialista, avviene con diverse tante anni. Perché se poi a questo discorso della CGL aggiungiamo l'importanza delle categorie, un personaggio come Buozzi, che guida la Fiomma, cioè il più importante sindacato industriale della CGL, o un altro straordinario personaggio, una donna, una Gentina Altobelli, che guida la Federterra, cioè la più importante federazione di tutta la CGL, da sola contava la metà degli iscritti della CGL, quei due personaggi nel rapporto col partito la pensano in maniera, non dico opposta, ma molto molto diversa dalle Vicola e dell'Aragona che guidano la CGL. Quindi, come dire, il rapporto è molto complicato. E questo soltanto per dire, forse non ho fatto un intervento sul Biennio Rosso, ho fatto più un intervento di premessa, poi semmai mi riservo di intervenire una seconda volta, che quando si affrontano questi temi, sia il Biennio Rosso sia il mondo socialista, nel Biennio Rosso non soltanto il Biennio Rosso, le posizioni sono molto articolate, molto complesse, bisogna ovviamente scavare come compito degli storici. Benissimo, allora direi che abbiamo trovato due indicazioni. Prima di tutto che non hanno sbagliato gli organizzatori di questo convegno a parlare di Biennio Rosso, perché se si cambiano le categorie consuete, e così addirittura pretendendo che già nella definizione ci sia tutto il complesso delle questioni che il professor Loreto ha così ben illustrato, si andrebbe poco lontano. Il linguaggio è fatto per capirsi. Quando uno dice Biennio Rosso, sa che dice 19-20, ha ragione, dura un anno, però copre due annualità differenti, quindi avete fatto bene, Gianfranco, già a parlare di Biennio Rosso. La seconda questione è che, per quanto lei giustamente metta in evidenza le articolazioni interne al mondo socialista, però non c'è dubbio che anche il bisogno di rivendicazione della CGL in un paio di occasioni, di, penso per esempio a Rigola, Rinaldo Rigola, no? Di rivendicare il proprio spazio deriva proprio dal fatto, basta pensare al dibattito tedesco in quegli anni, che coinvolge, come dire, grandi espressioni del movimento socialista e poi comunista in Germania, è sempre come sul fratellino minore che vuole avere il suo spazio e il fratellino maggiore non gli dà abbastanza spazio.
cioè il rapporto tra sindacato e partito è sempre in qualche modo delineato. Non bisogna dimenticare che nella tradizione socialista la direzione politica la indica sempre, diciamo, in qualche modo il partito. Però molto interessante sapere che c'è un'articolazione, come del resto il rapporto tra CGIL e il Partito Popolare. Io tanti anni fa, Giovanni forse non lo ricorda, nell'80 scrissi una cosa tra Sturzo e il sindacato, non c'è dubbio che il rapporto con Sturzo fosse di amore e odio da parte dei vari, come dire, più eminenti sindacalisti a partire da Valente. Io ho ricordato spesso un episodio, che cioè quando c'è l'occupazione delle terre a Salerno, Sturzo si affretta a mandare dei suoi emissari perché tengano calme le leghe bianche e le facciano rientrare nel modo, anche perché lì c'era un problema di cui le leghe bianche, guardate, non si preoccupavano proprio, che il padrone più importante, l'agrario più diciamo accanito, avversario delle leghe bianche, era Mattia Farina, deputato del Partito Popolare Italiano. E le leghe bianche non si fecero proprio turbare dal fatto che fosse deputato del Partito Popolare e lottarono contro di lui, e Sturzo si dovette precipitare a mandare qualcuno, perché, cioè, voglio dire, anche quando il fatto è interno alla famiglia, è come nella famiglia che qualche volta, come dire, ci si piglia a bottigliare, perché anche, come dire, all'interno della famiglia ci sente la stessa famiglia, però si rivendica il proprio ruolo. Su questo tema il maggiore esperto, come dire, dell'orbe terracqueo è il professore Alfredo Canavero, a cui immediatamente io passo la parola perché ci dica qualcosa su questo. Grazie. Non sono particolarmente esperto, questa è la bontà di Acocella. Dagli interventi precedenti mi viene in mente, tutto sommato, anche per quello che riguarda i rapporti tra CGIL e il Partito Popolare, il rapporto è un po' quello. Pensiamo per esempio al momento in cui inizia il problema della lotta dei metallurgici, che poi porterà all'occupazione delle fabbriche. Nei primi mesi, nelle prime settimane di agitazione, chi si occupa di questo nel mondo cattolico è la CGIL, ma nel momento in cui la situazione diventa più importante, Sturzo in qualche modo avvoca a sé la direzione del tutto. Qualcuno parlava, lo stesso Valente parla delle tendenze dittatoriali di Sturzo. Sturzo voleva avere in mano tutta la situazione del partito e considerava che, dopo tutto, la CGIL fosse in qualche modo collegata al partito e che quindi non potesse agire senza un accordo con il partito stesso. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento che vorrei sottolineare è che forse non è stato tenuto finora in considerazione, è il fatto che il sindacalismo socialista, ma anche per quello che riguarda il sindacalismo della UIL, l'anarcosindacalismo, eccetera, continuano a considerare il sindacato cattolico come il sindacato dei crumieri, il sindacato legato ai padroni. E questo è un qualche cosa che non pensano e dicono solo i massimalisti, non pensano e dicono solo i più accesi fautori del socialismo, ma lo dice anche un personaggio del mondo riformista come Claudio Treves. Anche Claudio Treves ritiene che il sindacato cattolico sia un sindacato in qualche modo legato ai padroni. Nella interpretazione più benevola è che il